Mi vedete un po' stanchino, eh sì. Sono un po' stanchino perché 2 ore fa mi sono masturbato. È uscito questo seme denso, bianco, colante. È stato molto bello, è sempre molto bello vedere, scusate, vedere il seme di Ricky Farina che esce. Lui spera di trovare qualcosa di interessante, invece cola, cola così. Su se stesso si potrebbe dire. Ho un bellissimo rapporto con il mio sperma, molto bello. Un rapporto molto intimo. Lui soffre di claustrofobia, quindi vuole uscire, spesso e volentieri vuole uscire. Voglio uscire allo scoperto, voglio uscire allo scoperto, en plein air, en plein air. E quindi se mi vedete un po' così mellifluo, con meno grinta del solito, perché la masturbazione ha degli effetti ammorbidenti. Voi dite, Ricky, ma ha 55 anni? Ah già, ho 55 anni. Ti masturbi ancora? Eh sì, certo. Ho festeggiato il mio compleanno in un posto che si chiama La Fattoria, a Canevara, sopra Massa, da quelle parti lì. Si chiama proprio La Fattoria, no? Un posto molto semplice, con la tovaglia di carta, molto semplice, però fanno una bistecca, ma una bistecca. E ho festeggiato il mio compleanno lì, con queste bistecche eccezionali, con amici, con mamma, con Ethel, con la figlia di Ethel. Ho ordinato una torta, una crostata di frutta, a me piacciono molto le crostate di frutta, con la crema chantilly. Me l'ha fatta pagare per 8 persone, una cosa così, quasi 50 euro, 49 euro e 80 centesimi, come questi prezzi. Madonna, questa masturbazione la sto sentendo proprio mi. È stato molto bello. Mio fratello mi ha detto che stanotte ho avuto un incubo, che parlo durante gli incubi. E dicevo, bastardi, 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 ve la faccio vedere io, bastardi. Chissà con chi ce l'avevo. Io in realtà, nella realtà, vado d'accordo più o meno con tutti, più o meno. Ovviamente non con i fascisti, non con i Novax insopportabili, però più o meno sono una persona che va d'accordo. Nei sogni invece mi incazzo, nei sogni mi incazzo. Di solito sogno delle persone che entrano in casa mia. L'altra notte ancora ho sognato una persona, sono sempre degli estranei. Una persona, non riesco a identificarli, che mi prendeva il cavalletto, questo cavalletto dove è appoggiata la mia videocamera in questo momento, e me lo spaccava in testa. Però nei sogni non sento mai male, quasi mai. Cioè mi sveglio sempre nel momento in cui mi stanno facendo del male o mi stanno uccidendo, mi sveglio, quindi ho un salvavita nell'inconscio. Capite? Solo una volta ho sentito male e praticamente ho sognato che il mio cranio era una noce e c'era un grande schiaccianoci che mi frantumava il cranio. E lì ho sentito male, mi sono svegliato con una sensazione stranissima, stranissima. Poi ci siamo fatti dare l'osso proprio, l'osso della bistecca, di questa bistecca, no? E
l'abbiamo portato a Sinbad. Sinbad è un meraviglioso golden retriever, è di una simpatia infinita. I gatti sono misteriosi, ma i cani sono molto più simpatici, molto più simpatici. E quindi dovevate vedere com'era felice Sinbad. Poi sono stato a Lucca. In realtà mi sarebbe piaciuto, sono stato a Lucca con Ethel, con Giulia, la figlia di Ethel. Siamo stati in un posto che si chiama Trattoria da Ubaldo, che è piena di cazzi e di teschi. Cazzi e teschi, cazzi e teschi. È una cosa incredibile, un personaggione proprio. Però è un periodo in cui non mi porto dietro la videocamera, quindi preferisco vivere come diceva Maurizio Costanzo, però era veramente un posto molto particolare e si mangia bene. Io ho mangiato delle penne alla vigliacca, cioè con tipo alla matriciana, molto, molto, molto piccanti. E quindi siamo stati a Lucca, no? Siamo stati a Lucca. Io speravo di vedere Dustin Hoffman, che sapete sta girando un film con Peter Greenaway a Lucca, però non ho visto, purtroppo non ho visto Dustin. Se no gli avrei detto, is it safe? È sicuro? Is it safe? La frase che gli diceva Laurence Olivier nel film Il Maratoneta. Se non sbaglio diceva proprio Is it safe mentre lo torturava, era un dentista, Laurence Olivier interpretava un dentista nazi che torturava nel film Il Maratoneta, torturava Dustin Hoffman e anche psicologicamente mentre lo torturava con gli strumenti diciamo chirurgici del dentista, gli diceva Is it safe? È sicuro, è sicuro, è sicuro, cosa è sicuro? Poi per fortuna Dustin riesce a fuggire, proprio perché lui si allenava come maratoneta, riesce nella notte, una scena bellissima, a scappare dai suoi aguzzini. Volevo trovarvi le foto di Ubaldo, Ubaldo, questo personaggio strano. Ecco, questo è Ubaldo, vedete, vestito un po' come un teschio. E questo è il vino del cazzo di Ubaldo, è un cazzo, ti portano sempre un cazzo in questo ristorante da Ubaldo. Lucca a me piace molto, è bellissima, pare che sia un po' fascista, prima era democristiana, adesso tende un po' a destra, è una città ricca, borghese, però è bellissima. C'è un glicine bianco che è una cosa che manda un profumo, se non sbaglio, Piazza San Martino. C'è questo glicine dove c'è il Duomo di San Martino, sempre non vorrei ricordare male, c'è questo glicine che manda questo profumo, questi effluvi meravigliosi. Quindi sono tornato qui pieno di salsicce. Pieno di salsicce, tantissime salsicce, perché? Perché il mio amico Frank, che ha l'enoteca toscana, mi ha chiesto di portargli dalla Toscana queste salsicce. Erano veramente tante, 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 sottovuoto. Mi hanno fatto impressione vedere tutta quella carne. Capisco perché Ethel è vegetariana, però d'altra parte, a me piace la carne. Mi piace la carne in tutti i sensi, proprio in tutti i sensi. Mi piace morderla, mi piace leccarla, mi piace assaporarla, a me piace la carne. Io non sono un tipo spirituale, per niente. Ci sono persone che pensano che io sia un tipo spirituale, per niente. Io carne, carne, carnivoro in ogni senso, la carne, la carne. Tormento, gioia, croce, delizia, la carne. La carne, la macelleria. Sono andato a fare la spesa, è venuto Frank, mi ha aiutato perché ho dimenticato il bancomat, inizio a dimenticare le cose, saranno i 55 anni? Inizio a dimenticare le cose, ho dimenticato il bancomat in Toscana, quindi avevo i sacchetti pieni di spesa e non avevo i soldi per pagare. E allora è venuto Frank, mi ha aiutato, mi ha prestato 90 euro, 93 euro, Frank te le rendo, non preoccuparti. E così.
E così ho fatto la spesa, ho comprato i Fonsis, a me piacciono tantissimo i Fonsis. Io adoro i Fonsis, io non potrei vivere senza Fonsis. Poi cos'altro vi posso dire della mia vita? È venuta Ethel, adesso in questo momento è dal parrucchiere, si sta facendo bella perché stasera andiamo a una festa da amici, dalla mia amica Eli Mook, e mi post-festeggiano. Ma a me queste cose non piacciono molto perché non è più il mio compleanno, però vogliono post-festeggiarmi e vabbè, è così. E che vi devo dire? E che vi devo dire? Poi, cos'altro posso dirvi? Posso dirvi della mia vita, perché so che vi interessa, perché siete persone un po' curiosette, un po' morbosette, questo va detto, questo va detto. Certo, lo capisco, ci troviamo di fronte a una delle persone più inquiete mentalmente dell'universo, allora è ovvio che siete lì a pendere un po' dalle mie labbra. Io, signori miei e signore mie, io mi sento molto stanco. Mi sento molto stanco perché mi sono masturbato. È uscito questo seme molto denso, molto bianco, bianco, proprio perlaceo, bellissimo. A volte mi verrebbe voglia di fare colazione col mio seme, cioè spalmarlo sulle fette biscottate. Ma questo penso che sia un po' insolito, un po' strano, e Ethel forse rimarrebbe scioccata, quindi cioè renderlo un po' come una sorta di marmellata, no, col burro. Ma cosa cazzo sto dicendo? Ma questa sega mi sta veramente creando degli scompensi psicosimmetrici. Oddio mio, ma che persona strana sono! Ma come è possibile che ci sia un Richifarina al mondo? Ethel è dal parrucchiere, chissà cosa si sta facendo. Glielo pago sempre io il parrucchiere, sempre io, perché ci tengo a che lei sia tutta parrucchierata, capite? Pago anche l'estetista, ci tengo che sia liscia. Sono un po' maschilista forse in questo perché non mi piacciono i capelli bianchi, non mi piacciono, sapete, io la barba bianca mi piace su di me, ma sapete, Ethel qualche capello bianco c'è, insomma, c'ha solo 8 anni meno di me, capite? Quindi io ancora non accetto il passare del tempo sulle donne, capite? Ed è per questo che Ethel ha un po' gli anni contati, io la amo follemente, ma insomma, quanto le diamo? 2, 3 anni, la facciamo arrivare a 50 e poi dovrò andare verso le ventenni, dovrò andare verso le ventenni e questo mi sembra naturale. E questo mi sembra naturale. Quando avrò 60 anni cercherò la mia metà che avrà 30 anni, la mia metà. Vedete come sono intelligente, come sono. Devo dimagrire, lo sapete che devo dimagrire, anche se sto benissimo, nel senso li porto bene questi 120 kg. Ovviamente la Pasqua non mi ha aiutato. Questo è un video d'appoggio, come li chiamo io, dove mi appoggio alla videocamera, diciamo fenomenologicamente, no? La coscienza che appoggiantesi. Non so più che cazzo dire. Un giorno mi piacerebbe farvi vedere la bellezza perlacea del mio seme. Mi piacerebbe anche farvelo gustare, però so che molti di voi sono un po' schifiltosi. Questo non è bello. Questo secondo me non è bello. Le persone schifiltose non mi sono mai piaciute, ve lo dico subito. Chi è schifiltoso? Ha qualcosa che non va, capite? Ha qualcosa che non va. È come se è come se nella vita non fosse ben incastrato nella vita. È forse un bene, tutto sommato, chi lo sa? Sentirsi incastrati nell'essere, può essere claustrofobico, come il mio sperma. Ciao. Io